Allora, l'uscita è ufficiale oggi, assolutamente, perché finalmente conoscerò tutto lo schieramento del PD. Ovviamente non sono il candidato solo del PD, ma bensì di tutto il centro-sinistra, ma come aggregazione alla mia lista civica di centro, che ha la presunzione, mettiamola così, di aggregare tutte le forze politiche che vogliono condividere una programmazione seria e soprattutto per tutti e soprattutto e innanzitutto per Termoli. Ecco, parlando di obiettivi, quali sono i principali, insomma, da mettere in campo per Termoli? Per come l'abbiamo vissuta negli ultimi anni, gli obiettivi ce ne sono tanti, tantissimi, forse anche troppi, ma io comincerei dalla base. Cominciamo a rendere Termoli davvero vivibile, cominciamo a dargli una dignità sotto tutti i settori e i punti di riferimento, per poi portare avanti tutta la progettazione e la programmazione, ampliando ovviamente le vedute e i riferimenti. E che se da una parte mi si accusa di questo stato di WhatsApp e quindi di qui fare dei voli pindarici sotto tutti i punti di vista politici e di fratellanza e quant'altro, nessuno ha mai evidenziato quello che invece è stato oggettivamente il mio percorso e la mia sicuramente militanza, non direttamente politica, ma di metterci sicuramente la faccia, come ho già detto, per il centro-sinistra. È una storia che io ho sicuramente aiutato in maniera fattiva il candidato alla regione quando ha cominciato l'amico Vittorino Facciolla. È un dato di fatto oggettivo che io ho messo la faccia per Angelo Sbrocca, è un dato di fatto oggettivo che io ho aiutato anche di nuovo, oltre che alle politiche, anche ai regionali, Vittorino Facciolla.